Buongiorno cari amiche, siamo arrivate anche oggi a venerdì e praticamente siamo all'ultimo appuntamento di questa settimana con Mattina Amica. Il sabato sapete che va il meglio, vengono scelte tre rubriche in tutto quello che voi avete già visto e vengono riproposte. Il venerdì, come sapete, l'appuntamento è quello con la lettura, perché si pensa al weekend, si pensa all'hobby, al tempo libero e sicuramente la lettura è un buon modo per tenersi compagnia. Stiamo conoscendo dall'inizio del nostro appuntamento un uomo, direi prima di ogni cosa, davvero straordinario, una persona che è stata una grande scoperta nella mia vita e ho il piacere di condividere con voi questa bella emozione. E abbiamo Matteo Bonadies, lo scrittore. Io continuo a sottolinearlo esattamente come nella pubblicità, Grazie. perché credo che, ed è questa la scoperta, proprio attraverso i suoi scritti, avendo una frequentazione un pochino più scadenzata, per quanto noi ormai ci conoscessimo da tantissimo Certo. tempo, ho avuto appunto l'opportunità di scoprire una persona decisamente diversa da quella che poteva essere l'immagine Immaginare. mentale creatasi, perché lui è un grande professionista, perché lui è un uomo che nella società, specialmente nella nostra realtà, è un uomo che ha una valenza non indifferente, culturalmente, politicamente anche. E allora dici, sa, uno si fa un'idea, poi invece scopri che è una persona davvero amabile, Matteo. Grazie. E mi fa Grazie. molto, davvero molto piacere. Il vantaggio, io l'ho sempre detto, il vantaggio di questo programma, per quanto mi riguarda, è stato proprio quello di conoscere tanta bella gente, davvero tanta, Certo, tanta perché bella sì, gente. con questo programma si scava in fondo e viene fuori la parte Esatto. Che forse non è solo quella migliore. professionale, questo anche per tutti i Certo, professionisti che sono ospiti nel mio certo. programma, che poi diventa un fatto proprio, come dire, di affinità, no? Certo. Proprio di condivisione di spazi, Certo. insieme. Allora, Matteo, noi la volta scorsa dovevamo presentare il libro, poi in realtà ci siamo ritrovati, come succede spesso quando si Uscire fuori chiacchiera, tema. Beh, no, no, uscire fuori tema, no, perché abbiamo visto un altro non aspetto abbiamo seguito della vita, ma non abbiamo certamente il seguito lo libro. schema di questo bellissimo libro, Vita di coppie, racconti brevi, edito La Terza. È un libro un po' particolare, perché in realtà sono 30 storie brevi, 30 storie incentrate sull'amore, quindi il rapporto dell'uomo con l'amore, uomo-donna che sia ovviamente in senso generico, con dei finali che ti lasciano l'amaro in bocca, perché tu ti aspetti che sia l'autore a definire ognuna di queste storie, ma in realtà non è così. Come Allora, adesso posso parlare io? Sì. no? La introduzione, complimenti perché mi è piaciuta molto. Comunque, sulla domanda che mi fai, io vorrei dare un chiarimento importante. Prima di tutto è vita di coppie e non di coppia, perché non ho individuato una coppia, ma più coppie. Infatti. Seconda cosa è che io nei miei scritti, nelle mie pubblicazioni, nei libri che ho scritto finora, ho sempre lasciato come regola fissa la conclusione al lettore. Cioè è il lettore che deve giudicare lo scritto, il libro, il romanzo, il racconto. Cioè non mi sono mai posto sul podio per dire così si conclude. No. La conclusione è la vostra, lettori. Dovete voi concludere in una maniera o in un'altra, a seconda di quello che avete ricevuto dalla lettura del libro, o del romanzo o del racconto. Però negli altri libri che noi abbiamo visto, in realtà è che poi uno guardi a un personaggio in base al proprio punto di vista, credo che questo sia Sì. corretto. Però quello
qui è come se tu lasciassi tutti i sospesi. Certo, volutamente, volutamente, cioè non mi permetto, sì, lo so, perché lo so, essendo, che è volutamente. Volutamente perché, essendo degli argomenti non troppo facili, o diciamo che purtroppo capitano nella realtà, quindi guai se io mi ergessi a giudice e dessi una sentenza alla fine di un racconto dicendo è bene fare così o è male o non è bene fare così. Quindi a un certo punto è il lettore che deve giudicare a suo parere come vede la cosa che ho prospettato. C'è l'esempio dell'uomo che sta con una donna, ha lasciato la moglie e sta con una donna più giovane, una bella donna dell'est, e ha lasciato la moglie. Perché ha lasciato la moglie? Perché a un certo punto si è innamorato di questa donna. Io l'ho incontrato, il personaggio, il protagonista, l'ha incontrato in quel di Rimini, ad un incontro fra i tour operators che fanno annualmente presso un certo albergo. Io ero ospite di quell'albergo e ho visto questa coppia che bevevano champagne e che mi hanno invitato al loro tavolo. Io uso la prima persona perché lo... È una tua creatura, quindi è come se è una se mia fossi creatura, tu. Quindi faccio come se, fosse, come se fossi io. Mi hanno invitato al loro tavolo, ma lui aveva un intercalare continuo che non... Ho chiesto poi dopo il perché, diceva continuamente, se la trovo l'ammazzo, se la vedo l'ammazzo. Ma dico, scusi, a chi si riferisce quando lei dice questa frase? E mi dice finalmente che si riferiva alla moglie. Perché? È vero che lui l'aveva lasciata per un'altra donna più giovane di lei, ma questo fatto aveva lasciato l'amaro in bocca alla moglie, la quale si voleva vendicare nei confronti del marito. E come si è vendicata? In una maniera così poco urbana, cioè cosa ha fatto? Dato che era una stretta collaboratrice nel lavoro del marito, il quale era un magnate dell'industria alberghiera, quindi è andata dalla finanza, ha portato alla finanza tutte le cartuccelle nere, chiamiamole così, tutto ciò che non era regolare, ai fini del pagamento delle imposte, ai fini dell'IVA, ai fini di tutto quello che è il regolamento contabile, l'ha portato alla finanza per far scoprire alla finanza come si comportava il marito. Illeciti, insomma. E quindi un tradimento peggiore di quello non ci poteva essere. Ecco perché il marito ce l'aveva a morte con la moglie. Per fortuna non è un uomo che è andato a gambe all'aria, perché aveva tanti altri alberghi di sua proprietà, a Milano Marittima, a Riccione, a Rimini, eccetera. Quindi ha sopravvissuto a questa disgrazia, perché sicuramente avrà avuto una bastonata enorme dalla Guardia di Finanza. Però ce l'aveva sempre con la moglie, che non aveva più incontrato da quel giorno, ma se l'avesse vista gli avrebbe fatto un bel crepantone, detto alla maniera nostra. Ecco, quindi questo per dire, quando io descrivo un episodio del genere, come vuoi che possa dare un giudizio se questo ha fatto bene o ha fatto male? A prima vista si dice, beh, insomma, in sostanza è un tradimento terribile che una donna fa, perché ha avuto l'opportunità di collaborare col marito negli affari più intimi, quello che era la sua attività, e poi dopo, solo perché tradita, si vendica in quella maniera. Quindi per... Oppure si può dire il contrario, no? Sì, no. Il marito ecco, vedi, proprio perché c'è una contraddizione. Sì, no, io questo l'ho compreso. Proprio perché c'è una contraddizione. Guai se io mi schierassi dalla parte del marito o mi schierassi dalla parte della moglie. Lo comprendo. Dico, c'è un tradimento da entrambe le parti. E allora lascio al lettore, che legge questo episodio, giudica tu come vedi la questione, come la vedi. Ognuno la può vedere dalla propria angolazione, quindi...
Io non mi permetto assolutamente, ce ne sono tanti di questi, sì, di questi racconti. Infatti. E io ho citato soltanto questo perché mi è venuto essendo in mente. Vita di coppie, c'è tutto un panorama, no? Di uomo-donna, uomo-uomo, moglie-amante, esatto. Marito-amante. Coppia di genitori che però continuano a restare insieme per il famoso amore dei figli, genitori che con grandi sacrifici mantengono i figli che diventano poi effettivamente dei grandi professionisti. Insomma, è il punto di vista dell'amore a 360 gradi, come potrebbe essere in una realtà come quella che noi viviamo. Esatto. Devo dirti che insomma, mi è stato un po' stretto perché poi sai, l'amore è una cosa talmente tanto intima che nasce dalle proprie esperienze, esatto, dal proprio vissuto, esatto. Dal vissuto in famiglia e via discorrendo. È un po' amaro, nel senso che su 30 storie, qualche cosa di amaro due le vedi belle, reali, concrete. 28 sono da marciapiede, diciamo così. No, però no, questa no, sì, no, Matteo, no, sì. Da marciapiede no. Lasciati prega, da marciapiede nel senso che sono da marciapiede sarebbero sono proprio molto materiali, sono molto ma se tu mi contesti. Sì, io voglio arrivare. No, io non ti contesto, io ti sto esprimendo, per carità. Ecco, adesso il potere della conduttrice. L'amore per te, abbiamo visto la religione, abbiamo visto il concetto di donna. Questa è la domanda. Abbiamo giusto. Visto, ecco, l'amore per te. Che cos'è? Sì. Ma l'amore per me, se io devo essere sincero, e in questo momento devo essere sincero, con il pubblico, con te che mi stai vicino, mi intervisti, eccetera, non c'è una definizione precisa, perché è difficilissimo. Hanno parlato tutti e tanti nei secoli dell'amore, l'hanno descritto in diverse maniere, ognuno ha dato la sua definizione, eccetera. Non c'è una definizione ben precisa dell'amore. È uno stato d'animo, sicuramente. È uno stato d'animo che, secondo me, dovrebbe essere condiviso. Se condividi, cioè se tu ami tanto quanto ricevi, secondo me quello potrebbe essere un punto di equilibrio giusto perché una coppia possa stare insieme, chiunque siano i soggetti. Quando parlo di coppie voglio chiaro. Dire sì, qualunque sì, non siano entriamo i soggetti. Due esseri umani chiaro. Che stanno insieme. Se uno riceve tanto quanto dà, io credo che siamo su una base di equilibrio e si può. In quel caso, secondo me, senza voler sentenziare nulla di particolare, secondo me è l'amore giusto, cioè io ti amo tanto quanto tu ami me. Per cui possiamo andare avanti un anno, due anni, 10 anni, quello che è. Se c'è una discrepanza in questo altalenare, diciamo, di amore da parte di uno dell'altro, cioè che uno lo sente in maniera diversa dall'altro, allora a quel punto da parte di quello che si sente orfano di amore scade nel rapporto di coppia, scade, perché a un certo punto dice vabbè, perché io ti devo dare 100 e devo avere 50? Io lo materializzo perché sono di natura un commercialista, quindi professionalmente sono abituato a contabilizzare le cose, anche l'amore vado a partita doppia, cioè lo vado a contabilizzare in questa maniera, cioè se ho 100 do 100, posso dare anche 110, ma se ho 50 a un certo punto mi rendo conto che ho molto di meno, ho molto poco, allora non mi spreco. Allora ecco cos'è l'amore per allora me. Allora non parliamo più di amore. E appunto, ecco cioè, perché. È un rapporto che non ha senso. Ecco perché, sì, ma dato che tu mi hai chiesto come lo vedo, come lo vedo io, come lo sento io ti ho espresso questo mio punto di vista. Per me l'amore è questo, cioè io posso amare una persona anche estranea, che non sia necessariamente la donna che ho sposato 40 anni fa, ma un'altra persona qualunque, soltanto se vedo che è corrisposto
realmente, non con una finalità nascosta oppure cioè così con un doppio senso, eccetera. L'amore è quello che uno prova per una persona reale, quella forma di affetto. Io devo portarvi in questa sede, devo portarti il... Dobbiamo ritornare sul mio primo libro. Il mio primo libro evidenziava, cioè Anyway, ho fatto una ristampa, una terza ristampa che ti porterò, perché è il libro più vero, più sincero e autobiografico. È stato il mio primo libro che ho scritto. E chi l'ha letto mi ha detto, tu sei carente di amore, cioè hai bisogno di essere amato. È questo che si evidenzia da questo libro, è questo che si evidenzia in ogni mia manifestazione. Cioè, se io sono amato da una persona, so dare per 10 volte di più, ma se mi accorgo che questo amore non c'è, è solo superficiale, è solo perché la circostanza lo richiede, allora non rispondo al 100%. Quindi la definizione per me è vaga. Non è definita. Sì, perché poi alla fine in quel caso, voglio dire, io credo che chiunque si renda conto, si accorga di non essere ricambiato nello stesso modo, ecco, nel momento in cui, penso, succede quello, non penso, è anche la vita che ha insegnato certo, voglio dire, perché io ho 52 anni, per chi c'ha una certa età, non è che sono proprio l'adolescente di 15 anni, a maggior ragione, ingenua, pure casta, voglio dire, con tutti i pro e tutti i contro, è anche la vita che ti insegna questo, quando dai il tuo amore tutto mettendo la tua vita nelle mani di un'altra persona e poi ti rendi conto che non è la stessa cosa, in automatico quell'amore diventa distruzione, va a finire che con il tempo si distrugge, non altro, come vedi, ma non è più amore. Torni alla mia, no, torni alla mia definizione, ma non posso, appunto, non è, subentrano, non è amore, subentrano vari fattori, certo, ma ecco perché non potrò mai dare una definizione precisa dell'amore, perché io lo vedo in questa maniera. È questo che mi guida a dare una definizione dell'amore, che non saprei dare assolutamente mai. Già è difficile, come dicevo all'inizio, poterla dare. Non l'hanno mai data scrittori, filosofi. No, vabbè, negli anni ognuno ha dato la sua personale, definizione, però non si è mai arrivato a una definizione precisa, perché amore è una cosa... È una cosa che si deve sentire. Sì, è un sentimento, come io tutti i sentimenti, devo sentirlo, c'è sempre, cioè, mille facce. Non c'è bisogno che due persone si scambino delle parole o dei gesti. Sono d'accordo. Io mi accorgo se tu mi ami da come mi guardi, da come mi parli. Allora io ti do il mio amore, te lo do, questo è amore. Ma se io mi accorgo che tu te ne freghi, non mi guardi, pensi ai fatti tuoi, stavo dicendo una brutta parola, pensi ai fatti tuoi, allora a questo punto è chiaro che io devo, ma perché devo dare tanto quando invece non ricevo quello che io desidererei ricevere. Anche perché lì, insomma, sai, che poi credo che sia una delle cose peggiori che si possa fare ad un essere, il tradimento. Perché puoi superare un'offesa, puoi superare un insulto, puoi superare, ma un tradimento, quando dico tradimento intendo dire proprio la certezza della persona che hai di fronte, che poi invece come la pugnalata alle spalle, credo che sia la cosa più brutta, davvero. Il tradimento più brutta. Hai letto, scusami, ti ho interrotto? No, ti ascolto. Hai letto quello dove quando il marito dimentica dei documenti e torna in camera da letto per riprenderli e trova la moglie. La moglie che con l'amica che le doveva fare compagnia stanno facendo l'amore insieme. Lui, questo è un fatto molto serio e grave nello stesso tempo. Pensavo dicessi un fatto vero. Cioè, a un certo... No. Pensavo dicessi un fatto vero. Può essere un fatto vero. Infatti. Cioè, quest'uomo entra in questa camera, vede quello, tant'è vero che queste non si accorgono neanche che quell'uomo è entrato, il marito è entrato. Allora lui si accorge di questa indifferenza, si accorge di questo connubio spassionato che esiste fra queste due donne, prende i documenti, chiude la porta e se ne ritorna a lavorare.
come se nulla fosse accaduto, perché ha capito in quel momento che sua moglie era innamorata di questa donna e questa donna era innamorata di sua moglie. Quindi lui era proprio un intruso. Quindi che amore vuoi dimostrare a questa donna se questa ha dato il suo corpo, la sua anima, il suo amore ad un'altra donna? Ecco perché io sono scettico nei confronti, abbiamo parlato della religione, abbiamo parlato, oggi parliamo dell'amore, è la stessa cosa, cioè la certezza è quella che dà una risposta ad una persona. Matteo, io continuerei tutta la giornata a parlare con te di questo. Abbiamo questo tempo limitato. È il tempo che è limitatissimo. Ma c'è un orologio che corre. Infatti. Io devo far rimettere gli orologi tutti indietro. Oddio, senza tempo vivremo tutti meglio. Certo. Torneremo comunque a parlare di Va questo. Bene, la settimana prossima continueremo. Ti sono molto vicino in questa cosa. Ti sono vicino perché vedo che ti piace l'argomento. Beh, sì. No, ti piace l'argomento come è donna. È una realtà. Ti piace, lo so. Ma io, forse i miei capelli bianchi, la mia età, mi hanno portato a concludere in questa maniera, e lo vedi nei miei scritti, perché in effetti mi accorgo che io ho dato tanto nella mia vita, ho dato tanto. Non voglio colpevolizzare la donna che vive insieme con me, la quale, poverina, per le sue capacità, per il suo modo di essere, per la sua costituzione sia ambientale che fisica, lei ha dato quello che ha saputo dare. E allora mi devo fermare lì, perché io forse avrei voluto molto di più. Ma ad un certo punto si stabiliscono dei paletti e si dice, vabbè, questa donna può arrivare fino a questo punto. Oppure quest'uomo può arrivare fino a questo punto. Esatto, è la stessa cosa al contrario. Quindi non oltre, io parlo da uomo e tu parli da donna. Beh, è chiaro, però in questo momento chi sta parlando sono io ed ecco perché dico, io non vado oltre perché ho capito che lei oltre non va. Quindi io mi fermo anch'io. Torniamo su questo argomento, Matteo, preparati perché punto di vista che non condivido proprio. Non ho bisogno proprio di prepararmi, io vado scherzando. All'impronta, Matteo, no, mi piace scherzando. Discutere con te perché tu mi dai lo spunto per tirare fuori delle cose che io ho dentro e le tiro fuori. Buono per questo. Molto volentieri quando sono in tua compagnia. Ne parleremo ancora, lo faremo però la settimana prossima. Voglio ricordarvi il sito di Matteo Bonadies, www.bonadiesmatteo.com. Il sito è stato rimodulato, quindi avrete la possibilità di vedere ogni libro, di comprendere di che cosa si parla nel libro, avrete la possibilità anche di acquistarlo su internet direttamente dal sito. Comunque io sono sempre a vostra disposizione, come è già successo per alcune amiche che mi hanno mandato delle mail. Matteo, grazie, torniamo con te venerdì prossimo. È già finito. Ti auguro naturalmente un buon weekend. Grazie, anche a voi, anche a te. Grazie, adesso linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo con il professor. Grazie, arrivederci, grazie.